Ben ritrovato, chiedo subito a lei se è contento o meno della prestazione al di là del risultato di questa squadra questa sera. Ma la prestazione poteva essere migliore, per l'impegno c'è stato, si è visto, abbiamo lottato su tutte le palle. Primi 10 minuti dove avete concesso tanto a Latina, riusciva a trovare bene gli spazi alle spalle della vostra linea difensiva, a me invece è piaciuto molto il Pescara con i concetti e con le giocate nel quarto d'ora finale. Vabbè, c'avevamo più spazio per ripartire, quello sì, che si potevamo fare qualche gol alla fine in più, però è importante passare turno, è importante che i ragazzi stanno cercando di dare tutto. Ecco Zeman, questa Coppa Italia diventa un obiettivo anche per potersi garantire comunque un inizio nella fase nazionale, nei playoff finali? È un obiettivo vero oppure non state guardando a questo aspetto? Ma io continuo a dire, le competizioni si giocano per fare qualche cosa, finché ci siamo e spero che ci siamo a lungo, dobbiamo continuare, non è problema di far riposare qualcuno, ma è problema di cercare di vincere le partite. Il cambio che ha fatto nel finale con Cuppone e Merola, nel senso Merola da numero 9, è un'indicazione su qualche possibile soluzione anche per il campionato? No, Cuppone ha dato tutto, per me non ce la faceva più, anche se lui non rinuncia mai e non vuole uscire mai dal campo, però ho visto che non ce la faceva più attaccare come ha attaccato per tutta la partita. Vergani era disponibile? Vergani non è tipo da attaccare la palla. Le chiedo invece sulla prestazione di Floriani e se sta crescendo sempre di più. Floriani ha fatto il primo tempo molto bene, ha cercato di giocare in anticipo, si è proposto pure avanti, anche se poi noi eravamo avanti e non la ragionavamo bene, però ha fatto buona partita, ha dato suo. Non sono mai arrivati pericolosi. C'eravamo problemi a sinistra con Del Sole, che è sempre mio pupillo dei tempi di prima. Le chiedo un'ultima cosa prima di una domanda di Massimo Profeta da studio. Un esperimento De Marco da play, viste le difficoltà che sta incontrando il Pescara in quel ruolo, oppure diciamo che lo può fare e quindi non c'è nulla in vista campionato? Per me lo può fare, nel senso che lui è uno di quelli che vede gioco e ho già dimostrato con quella palla dentro, purtroppo non l'abbiamo fatto. Lui ce l'ha, queste giocate li dobbiamo cercare di sfruttare. Una domanda da studio per Massimo Profeta, poi parleremo anche un po' di Entella Pescara. Massimo, perché annunciamo non ci sarà la conferenza stampa di presentazione. Certo, indicazioni sicuramente positive, immagino, per Zeman. A me è piaciuto tantissimo Floriani, ecco, la crescita di questo ragazzo che finora non ha giocato tanto, però ci può contare il tecnico biancazzurro, immagino, no? Massimo Profeta da studio sottolinea proprio la crescita di Floriani e le dice se ci può contare in campionato su questo ragazzo. Io penso che in campionato ha anche giocato tante volte, cioè di nuovo il discorso è che chi non gioca non viene calcolato. Romano è giocatore tesserato del Pescara, è a disposizione, per me c'ha anche delle buone doti, è normale che lui giocando solo primavera, campionato di Serie C è diverso sia fisicamente che tatticamente. Allora chiudiamo parlando un po' della partita con l'Entella, perché non ci sarà la conferenza stampa di presentazione. Allora le chiedo intanto se Ciocci e Tomassini recuperano, come sono la loro situazione? E bisogna valutare, per ora non sono pronti, anche se penso che Tomassini recupera prima. Ecco, qualche mese fa, non è passato tanto tempo, il quarto di finale di ritorno, sì. Cuppone da numero 9 fece gol. Che partita si aspetta sabato e che Pescara vedremo? Vabbè, dipende, io penso che Entella quest'anno non sta ripetendo le ultime due campionati. Aveva problemi all'inizio, hanno cambiato allenatore, si sono aggiustati un po', però non è ancora la squadra da vertice come altri anni. Le chiedo l'ultima cosa, se ci può dire a centrocampo se ha fatto delle valutazioni sul ruolo di play, nel senso chi è quello che ad oggi tra De Marco, Squizzato e Eloy lo interpreta meglio secondo le sue idee?
Noi sulla carta, io sulla carta c'ho il play. Non ho capito, scusa. Io sulla carta c'ho Squizzano. Poi dipende da momenti e dagli avversari che vogliamo fare, come vogliamo giocare. Certamente, ripeto, io avrei bisogno da Squizzano più aggressività e più proposizione.